partendo dai dati che più di ogni altra cosa consentono di capire il fenomeno. Dal 2013 al 2017 gli arrivi nel nostro Paese sono stati quasi 700.000. Degli arrivi l'85% erano maschi e il 15% donne. Poche le famiglie, visto che quasi l'80% sono giovanotti tra i 18 e i 34 anni. Del totale degli arrivi, però, solo 430.000, cioè il 65%, ha fatto richiesta di asilo. La parte restante, il 35%, non sappiamo dove siano e cosa stiano facendo. Certamente molti dediti nel sommerso a compiere reati. Lo scorso anno solo il 15% dei richiedenti asilo ha ottenuto la protezione internazionale, mentre ben il 25% quella umanitaria, unico paese europeo ad averla introdotta nel 2008 con il governo Prodi. Di fronte a questa massa enorme di arrivi è esploso il sistema di accoglienza. Si è passati da poco più di 22.000 presenze alla fine del 2013 a ben 184.000 alla fine del 2017. E con questa esplosione di arrivi sono esplosi anche i costi sostenuti dallo Stato. 5 miliardi lo scorso anno, di cui 2/3 circa per l'accoglienza. Una follia, tenuto conto che la maggior parte erano migranti economici, irregolari e dunque clandestine. Numeri ufficiali, comunicati da Padoan, non dalla Lega. Insomma, negli ultimi 5 anni quella del Partito Democratico è stata una gestione dell'immigrazione fallimentare, che ha persino colpevolmente aumentato i fattori di attrazione del nostro Paese, perché avete puntato sull'accoglienza per tutti e a tutti i costi. Volevate persino riconoscere la protezione umanitaria anche nei casi semplici di integrazione, per non parlare dello sciagurato tentativo di introdurre lo ius soli che la Lega ha bloccato. Fattori di attrazione rappresentati dai servizi erogati nel sistema di accoglienza, colazione, pranzo, cena, telefonino con scheda e wifi per tutti, 2 anni di benefici per tutti coloro che chiedevano asilo, perché questi erano i tempi medi dell'esame delle richieste di asilo. Fattori di attrazione rappresentati dai pochissimi rintracci degli irregolari e dai pochissimi rimpatri. Fattori di attrazione rappresentati dalle ONG, 5 tedesche, spuntate come funghi nell'ultimo quadrimestre del 2016, che avete coccolato voi del Partito Democratico e tentato di difendere fino all'ultimo. Avete creato un sistema spesso marcio, grazie al quale sono stati favoriti interessi economici di cooperative e consorzi, di albergatori falliti che si sono buttati nel business dell'accoglienza, un sistema dove spesso ha approfittato la criminalità organizzata con i Salvatori Buzzi in Mafia Capitale, o si è operato nell'illegalità come al Cara di Mineo o come a Macerata, dove il GUS, ora processo per evasione fiscale, si era accaparrato in provincia tutti i servizi dell'accoglienza. Ecco, voi del PD al governo avete fallito soprattutto qui, nella pessima gestione dell'immigrazione, che si è puntualmente verificato essere il vostro tallone di Achille. Anziché con il popolo, avete preferito allearvi con i filantropi, con i mondialisti alla Soros, seguendo modelli fallimentari che si ispirano alla società liquida. Siete stati arroganti, ma nello stesso tempo superficiali, non curanti del problema enorme che vi è esploso in mano, finché ad un certo punto è crollata la vostra narrativa. Per anni avete cercato di far credere che tutti scappavano da guerre e persecuzioni, quando i dati chiarissimi dicevano esattamente il contrario. Irresponsabilmente avete aperto le porte del Paese a molti, troppi irregolari e clandestini, creando problemi economici, sociali e soprattutto di sicurezza nel Paese, anche per il rischio di terrorismo islamico. Quante piazze e giardini pubblici delle città sempre più off limits e in stato di degrado? Quante stazioni ferroviarie e zone presso le scuole, sempre più mete di spacciatori e violenti baby gang? Quante invettive e minacce verso controllori su treni e autobus? Quanti atti di violenza tra le stesse comunità di migranti, ma soprattutto verso le donne?
con il piano operativo dell'operazione Triton dell'ottobre 2014 avete anche svenduto il nostro paese, rischiando di farlo diventare il campo profughi dell'Europa. Con il piano Triton, che avete tenuto segreto per 3 anni al Parlamento, avete accettato che tutti i migranti salvati in mare, anche da navi straniere, militari o ONG dei paesi partecipanti all'operazione, dovevano essere portati in Italia, probabilmente in cambio di uno zero virgola di margine di flessibilità economica. Ecco perché al 4 marzo siete stati sonoramente bocciati dagli italiani. Ecco perché questo decreto era tanto atteso, altro che risposte alle paure. Con una situazione quasi fuori controllo era assolutamente necessario intervenire, dare risposte ai cittadini, introducendo nel Paese politiche e nuove regole basate su rigore e legalità e dunque sulla deterrenza, in grado di disincentivare le partenze e dunque le morti nel Mediterraneo, che peraltro in 5 anni sono salite a oltre 15.000. Le misure previste nel decreto sono diverse, il relatore Borghesi e la collega Saponara le hanno bene illustrate. Mi soffermo solo su quelle introdotte in Commissione. Riguarda l'articolo 7 bis, che introduce la lista dei paesi di origine sicuri e l'istituto della manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale. Queste non sono invenzioni leghiste, ma misure previste dalla direttiva. Concluda, senatore. Avevo 7 minuti, Presidente. Sono trascorsi. Per le quali sul punto in passato eravamo stati richiamati dall'Europa. Ciò consente di rigettare subito la domanda di asilo e dunque ovviare alla collocazione nel sistema di accoglienza del sedicente profugo se lo stesso proviene da un paese sicuro. Mi avvio alle conclusioni. Stiamo passando dalle parole ai fatti, altro che manifesto, colleghi Mirabelli e Bressa. E i fatti stanno dando ragione all'azione di Matteo Salvini, che stanno spazzando via le polemiche. Al 31 ottobre gli sbarchi registrati sono 22.000, l'80% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017. Ma attenzione, il 61% di questi sono avvenuti nei primi 5 mesi dell'anno, cioè prima dell'insediamento di questo governo. Gli effetti si stanno già toccando con il crollo delle presenze nel sistema di accoglienza, che al 31 ottobre sono scese a 146.000. Un netto calo che consente di abbattere i costi su base annua di circa 500 milioni, risparmi che, come promesso, saranno impiegati per assumere 8.000 nuovi agenti delle forze di polizia. Concluda. Noi non stiamo erigendo muri, ma oltre a dare al Paese risposte a richieste di sicurezza, con serietà stiamo gettando ponti di larghezza adeguata per consentire il transito e accogliere nel nostro Paese chi ha veramente... Sì, però deve concludere, senatore Arrigoni. Tanti muniti di cuffiette, sempre a bighellonare e spesso a delinquere. Ministro Salvini, il gruppo Lega Salvini Premier... Fatelo concludere. E la esorta ad andare avanti con determinazione. Grazie, senatore Arrigoni. È iscritto.